di questa giornata. No, però scusa, con lui davanti è un casino, non si vede più. Il significato di una partita, questo è il messaggio di pace. Penso che il significato più importante sia quello di voler dare un messaggio alle nuove generazioni, ai bambini e soprattutto alle generazioni che verranno, perché con un progetto del genere, aiutando come hanno fatto adesso in così poco tempo, creare questa cosa meravigliosa, sia il messaggio giusto da dare ai bambini e l'aiuto giusto che si possa dare. Sì, penso che il messaggio è questo, querer aiutare soprattutto a los chicos, a las nuevas generaciones che sicuramente necessitano del tuo messaggio. Ma Cristian, tu pensi che il mondo del calcio abbia veramente un potere per eventi come questi, per situazioni nel mondo come questo? Sì, se no non sarei qua, se no non avrei accettato, penso che lo sport è uno degli sport più amati in tutto il mondo, non solo in Italia, in Argentina o nei paesi europei, anche in Africa vediamo delle volte le immagini di bambini che giocano con un niente e riescono a divertirsi. A un bambino basta che dai un pallone e sicuramente riesce a essere felice in quel momento, magari dopo quel momento ha tante problematiche che sicuramente non si conoscono. Quindi penso che il calcio sia molto importante, sia uno strumento, se usato come oggi, come questa iniziativa che hanno creato, usato così sicuramente è un strumento molto forte. Perdón, pero lo mismo en español. Sí, por favor, porque... Sí, creo que el fútbol sea un instrumento muy importante y justo para dar este tipo de mensaje. Hoy con un partido de fútbol se puede demostrar que podemos ayudar a mucha gente que seguramente, o a muchos nenes que con una pelota en los pies pueden pasar un momento lindo y después no saber lo que las problemáticas que tienen después de ese momento lindo. Entonces creo que el fútbol es un instrumento que lo podemos usar, si usado como en esta iniciativa puede servir mucho. ¿Y en cuanto a la paz, el Medio Oriente? Sí, a la paz sí, sobre todo porque es un momento que lo sabemos todo está en la luz de ojos de todo, que es un momento delicado, que pasan los años y hay más guerra, en vez de cambiar esto está empeorando. Entonces creo que el mensaje justo es este y que no sea solamente este, sino seguir tratando de hacer más. Sei soddisfatto della Lazio quest'anno? Sì, grazie, non niente Lazio. Sto facendo grazie. Una domanda, scusa. No, non si può. Come non si può? Perché? Perché non si può? Perché ma chi l'ha detto? Dico io. Ma mica gli ho chiesto qualcosa di spiacevole. Io faccio un giornalista, tu scusa, chi sei? Sono più stampa della Lazio. Complimenti. Scusami. Complimenti per l'educazione. Ma quale educazione? Sei educato te? Complimenti. Tu mi vuoi impedire di fare il mio lavoro. Ma chi sei? Ma chi sei? Grazie. Grazie. Tra i tanti giocatori della Lazio sei stato scelto te. Mi scusi. Quale, che significato ha per te? Scusate, lui no, il significato...